dopo l'intervento non capita tutti i giorni, c'è chiaramente qualche iscrizione a parlare. Alessandro, prende le iscrizioni a parlare, interventi da 5 minuti, massimo 5 minuti. Io vi ringrazio per aver venuto come osservatore, perché gira voci che sono interessato a questi argomenti. Francesca, non dico niente di diverso da quello che dico nei discorsi privati, cioè questa, il partito del sud mi sembra la cosa questa è più pianta, promettente, forse interessante tra le varie cose che stanno, vediamo cose perché non so bene neanche come definire, perché sono tutte così tanto adottate, anche se nate da molto tempo, sono partito del sud, Don Giano che aveva avuto questa parte in epoca, non so quando era fertile ancora. E però quello che mi incuriosisce, per questo che partecipo a tutte queste iniziative, è vedere la ricerca della strada, perché tutti si è adesso nel momento di sapere dove si vuole andare e sapere molto meno come arrivarci, perché davanti ci sono 2000 strade. Io non posso fare, se volete, visto che di mestiere faccio il divulgatore, un esempio da verista, almeno lì se il barco non ci va, almeno ne parlo. Ed è, io per lungo tempo mi chiedevo di che cosa diavolo potesse essere metafora il mare, perché il fiume è facile, il fiume è la sua, usato come abusato, metafora della vita, un'origine piccola, si vede da che parte va e si vede come finisce, e finisce in un posto che sembra la vita o la morte di tutti, il mare. E poi ci stanno i fiumi che hanno un carattere vorticoso, i fiumi che hanno un carattere placido, cioè la più aderente metafora, immagine che ci possa essere ormai male. E io l'ho scoperto che ero grandicello già, e la voglio usare, la uso per voi, e io quindi da questo punto di vista ho sembrato un po' colpevole. E in realtà fra tanti che fanno, qualcuno che guarda ci deve essere, è il giornalista un guardone della vita, sa tutto di quello che succede, ma succede agli altri. Non si capisce di cosa è metafora il mare finché tu non ci entri dentro con una barca a vela, perché è una barca a vela, perché se ci entri dentro senza niente, nudo, sei un tonno. I tonni sono animali solitari che si trovano in branco. Perché? Perché a un certo punto della loro vita sono animali oceanici e atlantici. Vengono la fregola, si impadronisce del loro cervello e cominciano a correre ognuno per conto suo per attraversare lo stretto di Gibilterra e raggiungere quelle zone del Mediterraneo in cui c'è una temperatura e un grado di salinità favorevole alla riproduzione. Non mangiano, non si guardano intorno, corrono come pazzi, non si accorgono neppure di essere un branco. Ognuno corre da solo in branco, fino a che raggiungono le condizioni per la riproduzione che si riproducono. Quindi sono stati un popolo e non se ne sono accorti. Quando entri, e questo succede anche agli uomini, pensate a quelli che nuotano in gruppo, che so, fanno la gara Circeo Ponza, ognuno nuota per sé, non insieme agli altri. Se ci entri in barca a vela, tu sei obbligato a trovare un accordo tra il vento, le onde, le correnti, il sole, la vela e il tuo stesso peso,
tu sei parte dell'equilibrio del mondo in quel momento. Decidi di andare lì, ma il vento cambia e tu devi cambiare la tua rotta. Oppure ti fai portare dove va il vento. E man mano che cambia il sole, cambia il vento, tu devi continuamente cambiare le tue decisioni se vuoi raggiungere un obiettivo. A quel punto significa che il mare ha tutte le vie, non una come il fiume, ma tutte le vie le devi decidere di volta in volta, non puoi decidere una per sempre come il fiume. Quindi il mare scopriva, vedere, se fossi stato intelligente avrei scoperto prima, l'ho scoperto questi 35 anni. È la metafora di tutte le possibilità che ha il genere umano, di tutte le vie per la vita. Bene, a me mi sembrate in quella condizione. C'è un obiettivo e 3.000 vie per arrivarci. E le dovete scegliere. Vi dico le dovete scegliere perché io seguirò, ma non sarò in nessun branco. Perché la molti intraprendono la strada, ma qualcuno che la racconta ci deve stare. E per capire le strade non devi far parte, devi studiare, devi osservare, ci devi partire appresso, devi studiare la notte, perdere tempo, cose eccetera, ma devi riuscire a mantenerti osservatore interessato ed esterno, altrimenti la compartecipazione può ottundere la tua capacità di osservazione, non dico l'onestà del riferire, ma anche di quella onestà, disonestà, inconsapevole che viene dal fatto di essere parte, partecipata e partecipante di qualcosa. Un'altra esperienza interessante che ho visto e che vedo in svilupparsi al sud è quella dei ragazzi calabresi. Guardate che la Calabria è la fucina di quello che sarà domani l'Italia, se si riesce a non ammazzare anche questa gemmazione che sta venendo fuori. L'esperienza dei ragazzi di Oreste in Calabria è clamorosa. Se fosse in Lombardia, il Corriere della Sera, il TG1, la Stampa, Repubblica, il giornale, che ci farebbero due coglioni così un giorno sì e l'altro pure per raccontarci la straordinaria avventura di questi ragazzi che sono ignorati da tutta Italia. E invece questi stanno trovando, non cercando, perché qualcuno ha già trovato strade nuove. Il fenomeno è così orteggia che mentre la Svimez giustamente fotografa lo svuotamento del futuro del Sud e per l'emigrazione dei giovani laureati, cioè della parte migliore, guardate che lo scambio è mortifero nell'esatto significato del termine, vanno via i giovani e importiamo i pensionati che vengono a svernare e a chiudere la loro stagione, pensionati non solo italiani, ma di altro popolo al sud, perché trovano paesi abbandonati e case a 2 euro. E quindi stiamo cedendo vita a crescere in cambio di vita a perdere. E questi sono i macro numeri. E infatti negli ultimi 10 anni parliamo di quasi 1 milione di giovani laureati, eccetera, ovviamente il sud patisce molto di questo. E la Svimez, nel suo poderoso e lodevolissimo rapporto, lo racconta. Ma c'è un altro fenomeno. È facile vedere il baobab, l'albero che è il seme più piccolo e il più grande che c'è, è il baobab. Forse l'attenzione, il dovere degli osservatori sociale dovrebbe essere cercare di capire quale di quelle pianticelle diventerà il baobab, cercare di capire quando le cose nascono, in che direzione andranno e quanto si svilupperanno.
Io resto in Calabria, è più di una pianticella. Io mi ci sono dedicato, affascinato dalle esperienze di questi ragazzi. Con aree strepitose, offerte notevoli all'estero, e che tornano in Calabria per cambiare la propria regione, avendo contro la mafia e avendo come vicino di casa il boss mafioso, che il giorno dopo leggerà su un giornale quello che il suo vicino dice di lui, avendo come vicino di casa il boss mafioso nella cui terra confiscata perché qualcuno ha un reato, lui va a zappare, a seminare e a raccogliere con la laurea in tasca. Ce lo vedete voi Crota, la signorina Bunga Bunga Minetti che si danno a spaccare la schiena in un fondo sequestrato alla mafia in cambio di rimborso spese di 300-400 euro al mese? Questo lo stanno facendo i ragazzi di Calabria. Sono dei veri eroi. E il fenomeno è così, sta diventando così forte che uno dei nostri migliori antropologi, lui ha una stima sterminata anche per come scrive, perché scrive divinamente, Vito Tecchi, nel suo ultimo libro, Pietre di pane, come prefazione, mette un suo studio su questo fenomeno. Guardate che interessantissimo. Lo ha battezzato l'arrestanza, per un'antropologia del restare. Di quelli che potendo andarsene non se ne va, e di quelli che potendo restare all'estero a fare carriera e soldi, come un giovane grandissima di Paola che ha inventato un sistema di sport turismo che sta spopolando sulle coste spagnole, ha deciso di diventare a Paola per applicare nella sua regione, nel suo paese, la sua creatura. Sono scelte di vita enormi. Nel prossimo libro, io ho dedicato un solo libro in vita mia, ed è un libro di Vera, e l'ho dedicato a mio fratello amico, che è stato il primo italiano nella storia a circumnavigare il pianeta a vela in solitario, senza assistenza e senza scalo, su una barca che faceva l'acqua da tutte le parti. Un uomo, un ragazzo alla Conrad, è stato forse il più grande velista che abbia mai avuto questo paese, si chiamava Simone Bianchetti ed è morto a 35 anni, mentre beveva una cosa con la moglie nel pozzetto della sua barca ormeggiata a Savona. Uno che a Capo Horn affrontava monte di 30 metri mentre l'albero si spezzava e mi parlava al telefono, ed è morto a quella maniera stupida. Questo nuovo libro è il secondo che dedico, e l'ho dedicato a coloro che restano, perché scelgono di restare, a coloro che tornano, perché scelgono di tornare, a coloro che da lontano non perdono di vista la propria casa.